Buongiorno, grazie di essere presente a questa conferenza stampa nel corso della quale presentiamo la Grande Notte Bovese. In pratica è una edizione della Notte Bianca durante le feste natalizie. L'opportunità di realizzare questa iniziativa è stata data anche dalla circostanza che la provincia di Reggio Calabria, quindi il presidente il dottore Raffa e il consigliere provinciale per Paolo Zovettieri, anche quest'anno hanno finanziato il Festival dell'Alica. E proprio il giorno 27 ci sarà qui lo spettacolo del gruppo musicale Caradros e da qui è nata l'idea di combinare i due eventi, quindi Festival dell'Alica e la Grande Notte Bovese. Quindi il primo ringraziamento va al Presidente della Provincia, in particolare al Consigliere Provinciale Paolo Zavettieri, il quale ha presentato un emendamento in consiglio provinciale in sede di approvazione del bilancio, quindi per mettere in bilancio le poste necessarie per la realizzazione del festival. Tra l'altro il consigliere Zavettieri è stato invitato a partecipare, a presenziare a questa conferenza stampa, ma aveva altri impegni istituzionali alla provincia. Il ringraziamento più sentito va ai commercianti, i quali hanno da subito dato la loro adesione all'evento e soprattutto contribuendo volontariamente dal punto con diciamo, un contributo economico, quindi il ringraziamento va soprattutto a loro. E poi alla consulta giovanile, a tutte le associazioni di volontariato, altrimenti diciamo, se non ci fosse stata la collaborazione di tutti questi soggetti non avremmo potuto organizzare questa manifestazione. Manifestazione di assoluto livello con un programma ricco di spettacoli ed eventi culturali, di cui dirà meglio poi il presidente della consulta giovanile Leoclutino. Io concludo dicendo che per noi questo appuntamento, anche visto l'ottimo successo che abbiamo avuto in occasione della Notte Bianca del 14 agosto, e dicevo questo appuntamento è un appuntamento importantissimo perché diciamo per dare supporto e per rilanciare anche il nostro paese dal punto di vista economico. Infatti il rilancio del commercio e quindi dell'attività economico è uno degli obiettivi principali che questa amministrazione si è prefissa di raggiungere e credo con la collaborazione, con l'aiuto di tutti, penso che nel nostro percorso di 5 anni di amministrazione riusciremo a rilanciare il nostro paese sotto tutti i punti di vista e in particolare appunto sotto il punto di vista dell'economia. Quindi io vi ringrazio nuovamente e vi aspettiamo alla Grande Notte Bovese. Anche da parte mia, benvenuto a tutti. Andrò nel dettaglio del programma della Grande Notte Bovese, programma che diciamo già dall'inizio sarà innanzitutto sullo stile della Notte Bianca, con gli stand gastronomici e artigianali per tutta la via nazionale. Dopodiché abbiamo messo in alcuni punti strategici delle manifestazioni di livello di spettacolo. Il primo spettacolo che avrà inizio a Piazza Don Bosco alle ore 20:30 sarà una commedia teatrale dell'associazione Nuovo Teatro Aquila,
che dà il titolo Bastiano usa Crestano. Questa commedia teatrale è all'interno di una manifestazione chiamata I Sentieri della Memoria, curata dall'Associazione Culturale Vocational di Reggio Calabria e finanziata dalla provincia di Reggio. Questo è il primo evento in Piazza Don Bosco. Venendo diciamo, da questa parte, verso le 21.30 alla Villa Comunale ci sarà uno spettacolino del gruppo In Mistura, un gruppo che ha accolto il nostro invito dopo aver partecipato al Yellow Dove Music Festival e ha voluto riproporre le sue sonorità all'interno della Notte Bianca. Questo gruppo è un gruppo di ricerca popolare che fa delle sonorità calabresi rivisitate in tema moderno con gli strumenti popolari, quale l'organetto, la lira, le percussioni. È un gruppo diciamo interessante, che è bello pure da vedere. Poi, come tutti sappiamo, all'interno della Piazza Stazione ci sarà il concerto principale intorno alle 22.20.30 dei Caradros, all'interno del festival, come diceva già il sindaco, dell'Alica Festival. Poi avremo verso la fine, verso le 23.30-24 circa, nei pressi della Villa Comunale, diciamo al centro della manifestazione, un evento dance, la grande notte dance bovese, a cura dei 500 Ford DJ, con ragazze immagini, ci sarà un po' di animazione molto giovanile. Durante la serata ci sarà il gruppo Irizema, che farà non un proprio spettacolo di folcloristico, ma farà dell'animazione folcloristica, ovvero girando tra le persone andrà a cercare di coinvolgere le persone, suonerà con gli strumenti tradizionali folcloristici e darà un tocco tradizionale all'evento. Poi avremo gli artisti di strada, la compagnia Giocole Reggio di Reggio Calabria, che proporrà dei trampolieri, giocolieri, ci saranno modellatrici di palloncini per i bambini, e in più la novità del carretto musicale che andrà avanti e indietro per tutta la via nazionale con le musiche natalizie. All'interno degli artisti strada ci saranno due spettacoli di mangiafuoco, lo spettacolo Popolo Reggio e un altro spettacolo nuovo in anteprima, che sarà lo spettacolo della danza di fuoco. Ci saranno delle danzatrici che faranno uno spettacolo di danza col fuoco. Anche all'interno sempre di parate musicali ci sarà la scuola di danza Emergenza Danza dell'Oratorio Salesiano, che farà una sfilata per tutta la via nazionale. Ci sarà pure a livello sportivo il tiro con l'arco a cura del gruppo Arcieri Roberto il Guiscardo di Bova Marina. Quest'estate avevamo proposto la scherma, a Natale proporremo il tiro con l'arco per cercare di avvicinare anche a livello sportivo a nuove discipline. Ci sarà l'UNICEF che parteciperà pure con il tour della Picotta a Bova Marina. Poi avremo giochi gonfiabili, ci saranno tutti i negozianti aperti con delle offerte interessanti, ci sarà il parco giochi delle giostre presso la Villa Comunale. Ringrazio Massimo D'Aguini perché abbiamo fatto questo percorso insieme e siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a mettere per questa notte. Non resta che invitare tutti a essere presenti e colgo anche l'occasione per augurare il buon Natale a tutti quanti. Allora, buongiorno a tutti. Io come delegato del comune di Bova Marina vorrei ringraziare il sindaco e Leo Plotino, sempre disponibili al mio fianco, e anche i commercianti bovesi che ci danno sempre un contributo economico per far svolgere la grande notte bovese. Ringrazio anche il gruppo folcloristico Irizema e per come posso dire, come rappresentante dei commercianti abbiamo portato una commerciante per sapere cosa ne pensa di questa grande notte bovese e degli eventi in particolare del Natale. Buongiorno a tutti, io ringrazio il nostro sindaco Vincenzo Crupi e Leo Plotino, il consigliere Massimo D'Aguini, per avermi chiamato a partecipare a questa conferenza stampa. Sicuramente sono convinta di questa notte bovese, anche perché è la prima edizione. E facciamo da 5 o almeno 6 anni la stessa serata per
ad agosto d'estate ed è una serata riuscitissima. Poi questa è la prima edizione di questa serata durante le feste natalizie e ci credo grazie anche al contributo della consulta giovanile, ma anche per rilanciare il nostro paese che sta vivendo momenti di crisi, però sicuramente ci riusciremo. Siamo stati interpellati per partecipare con un contributo che io ritengo minimo e si poteva anche dare molto di più, però cerchiamo di farcela al meglio. Il programma è abbastanza vasto, così come è stato relazionato da Leo Plutino. Io ci credo vivamente, solo spero che gli altri commercianti partecipano alla grande, così come io ho tanta volontà di partecipare. Infatti Massimo, da qui, per ogni qualsiasi iniziativa io sono sempre disponibile e spero e ci credo che tutti riescano a fare altrettanto, anche perché siamo giovani e cerchiamo di andare avanti nel nostro paese. Io come Alica Festival sono in dovere di ringraziare in generale tutte le amministrazioni comunali con cui mi sono interfacciato e con cui abbiamo lavorato realmente in rete. Festival che non sarebbe stato possibile oltre al finanziamento provinciale se non ci fossero stati i comuni, in particolare comuni come quello di Bova Marina, che hanno effettuato una specie di, chiamiamolo, di co-founding, di cofinanziamento delle serate. Insomma, sono molto felice di aver lavorato al fianco del sindaco Vincenzo Cupi, che ringrazio, come ringrazio anche il delegato allo spettacolo Massimo Darguì, il presidente della consulta giovanile Leo Plutino, i quali si sono sobbarcati di un lavoro non indifferente per quanto riguarda la cura della logistica della serata, perché sì, l'Alica Festival porta un concerto, uno spettacolo nelle piazze, ma poi sono le amministrazioni e le associazioni sul territorio che lavorano per la logistica e quindi dal palco alla SIAE, alla luce elettrica, che sono le cose più banali, ma non solo, perché c'è anche da garantire la sicurezza nel corso della serata e l'afflusso corretto delle persone nelle piazze. Alica Festival che quindi giorno 27 tornerà a Bova Marina dopo praticamente un anno, piazza, una delle piazze migliori per questo festival che sicuramente ci ha dato più soddisfazione di tutti, e come quest'anno speriamo anche l'anno prossimo di trovare la stessa porta aperta, la stessa collaborazione che ci ha pregiato e che ci ha consentito di svolgere un lavoro sicuramente migliore rispetto che in altri posti, soprattutto dove non ci sono delle amministrazioni. Quindi io ringrazio nuovamente il sindaco, il delegato allo spettacolo, la consulta giovanile e ovviamente tutti i commercianti della città che, credendo in questo progetto, hanno voluto contribuire e poi mettere insieme questo evento della notte covese, all'interno del quale è inserito anche il concerto dell'Alica Festival. Il gruppo che si esibirà giorno 27 è quello dei Caradros, un gruppo che parte da Galato, quindi fa parte della provincia di Reggio Calabria, ma che racchiude musicisti provenienti più o meno da tutta la regione, un gruppo di musica etnica che però va a ricercare delle nuove sonorità anche grazie alla produzione discografica in corso d'opera. Hanno presentato un primo CD nei prossimi mesi, entro il primo semestre del 2015 presenteranno anche un nuovo album di cui avremo modo di ascoltare qualche anteprima giorno 27. Caradros che montano non solo uno spettacolo ma anche un impianto molto forte dal grande impatto visivo, uno spettacolo completo, ricco di musica dei generi più diversi, che però ovviamente base, diciamo così, come fondamento dell'Alica Festival parte dall'etnico e poi si sporca di varie sonorità. Così è per i Caradros e così è anche per tante altre band che suoneranno nel corso del festival. Sicuramente quella del 27 è uno dei concerti più grandi, più importanti e anche più onerosi di questo festival, anche perché i nostri bilanci sono completamente trasparenti, essendo finanziato dalla provincia di Reggio Calabria. Colgo l'occasione di ringraziare lo staff dei Caradros che comunque ci è venuto incontro in un periodo di feste, facendoci preferire appunto quella di sabato 27, che è una data centralissima all'interno delle festività natalizie, e ci ha consentito quindi di poter portare anche a Bova Marina un evento dalla grande portata, chiedo scusa per la ripetizione.